Stai facendo un preventivo per un computer e il cliente ti fa la domanda. Beh, Dentro il computer mi ci mette anche la stampante. se proprio ci tiene, gliela avvito dentro, non c'è problema. Normalmente però la gente comune la preferisce sul tavolo, anche perché viene un po' più comodo per caricare la carta e ritirare i fogli stampati. Non so chi sia il genio che ha concepito gli imballi delle stampanti, ma secondo me chiunque sia è un mago, nel senso che ha usato la magia nera. Dopo che una stampante viene estratta dalla scatola e Dio non voglia vengono rimosse le protezioni laterali di polistirolo, non c'è più forza umana di rimetterla nella situazione iniziale e fare in modo che la scatola si richiuda. Infatti, per quanto possa sembrare semplice il sistema di protezione dagli urti concepito dalla casa, non troverete mai la posizione pensata in origine e sarete costretti a fare ogni genere di modifiche, sino a tirare pugni alla scatola e coprirla con diversi strati di nastro adesivo. Tempo fa abbiamo avuto una serie di stampanti la cui protezione era composta da due singoli elementi di polistirolo della misura di 20x20x8 cm, asimmetrici ed incavati dappertutto in maniera quasi neocubista. Praticamente, una volta configurata la stampante, per reimballarla facevamo prima sbriciolare il polistirolo nella scatola e immergercela dentro, premesso e preso atto del fatto che la stessa, per quanto compatta potesse sembrare, non sarebbe mai entrata nella scatola, neppure togliendo i polistiroli, se prima non si seguiva un astruso ragionamento di inversioni ed inserimenti millimetrici. Eppure una volta siamo riusciti a inserire una stampante dentro la scatola e con occlusa una prova di stampa! Non so bene come abbiamo fatto, ho in mente un vago ricordo che appena la scatola si era richiusa, uno dei nostri colleghi aveva subito gridato: "Presto! Andiamo subito a prendere un gratta e vinci!" Ciao a tutti e alla prossima!